Quella maledetta renna stava seduta sulla poltrona come al solito. Zampe posteriori incrociate, uno zoccolo sul bracciolo a tenere il ritmo di una musica che aveva sentito chissà dove. Quella testa le cui corna tenevano aperto il libro Ciocco Fantasie, tutte le fantasie trasmesse ai bambini dal cioccolato. Bisogna aggiornarsi, Nat, diceva sempre Rudolph. Quella poltrona è mia, avrebbe voluto gridare. Era il 25 novembre, ma mancava ancora ben un mese al Natale di Gesù ed erano passati poco più di 180 anni da quando lo stesso Gesù bambino gli aveva dato l'incarico di gestire i regali di tutti i bambini intorno al mondo. Si ricordava quell'evento come fosse stato il giorno prima. Segnava il suo cuore come un bacio dà il senso a un momento, così quell'evento aveva segnato allora e dava un senso ancora oggi al suo esistere. Non erano state le parole che erano state espresse, ma quel respiro che sentiva su di sé, del bambino che lo era venuto a trovare. Il suo respiro l'aveva fatto sentir bene, libero da qualunque peso. Si era dimenticato dell'alcol, dei nipoti che non lo venivano a trovare, della moglie che lo aveva lasciato qualche anno prima per un infarto. Le parole comunque c'erano state, poche, chiare, e lo avevano convinto prima di tutto a sorridere e quindi a dire di sì. Si ricorda che stranamente aveva ripetuto 3 volte sì. Non voleva che ci fossero dubbi. Si sentiva finalmente arrivato, era da tutta la vita che aspettava quel momento. Finalmente lo avevano chiamato. Mentre l'aveva detto aveva in mente l'immagine di Sara, che tranquilla non si destava più dalla poltrona sulla quale si era addormentata per sempre. La moglie aveva dovuto provare qualcosa di simile a quello che provava lui nell'accettare l'incarico. 25 novembre, diceva. In 30 notti lui era capace di portare i regali a tutti i bambini del mondo almeno 30 volte, non c'era bisogno di affrettarsi, lo sapeva. Il suo compito prevedeva da sempre alcune fasi e sarà meglio chiarirle prima di poter procedere. Prima, l'ispirazione del bambino. Nelle notti precedenti al Natale di Gesù si recava nei sogni dei bambini, non per leggere le loro letterine, ma per ispirarli. La sua istituzione, d'altra parte, era principalmente di formazione. Gli esseri umani, crescendo, dovevano imparare a capire che cosa era fondamentale desiderare, avere nel cuore e tenere stretto. Secondo, l'ispirazione del genitore. Nelle giornate precedenti al Natale di Gesù, Nat si recava dai genitori e li ispirava all'ascolto. La formazione dei bambini era cosa semplice in confronto alla formazione di questi adulti, lui lo sapeva bene, ricordandosi della sua vita da adulto trascurata e spesso senza una vera direzione. Ciò nonostante era importante che il genitore ascoltasse i suoi figli e trovasse un buon compromesso fra quel che poteva permettersi con le proprie finanze e quel che i figli desideravano. Alcune volte Babbo Natale poteva intervenire per aggiustare il lato finanziario di una famiglia o garantire che potessero passare un Natale con più regali, ma erano rare eccezioni. E poi c'erano sempre grandi discussioni con Gesù su quel punto, soprattutto all'inizio. Quando Nat sentiva con maggior forza la sua natura umana, aveva chiesto a Gesù di poter parificare le situazioni delle persone nel mondo in modo che potessero essere tutti davvero felici. Ma quando Gesù iniziava a parlare di movimenti del cuore e sorgenti d'amore che solo Dio può capire, quando parlava di diversità, di ineluttabilità dell'esistere, quando parlava di sofferenza che l'uomo sceglie, non Dio, il suo animo si confondeva e una dolce sofferenza dal fondo saliva fino alla bocca che iniziava a cantare e inneggiare, mentre delle grandi lacrime cadevano dagli occhi senza che lui potesse arrestarle, se solo tutti potessero sentire la sua voce, si diceva. E così rimanevano grandi ingiustizie, nonostante lui, nonostante tutto e tutti, bambini senza regali, genitori senza bambini, regali desiderati e mai consegnati. Non si poteva fare tutto, ma solo quello che era giusto fare. E ciò si doveva fare. La terza fase era la consegna dei regali. La consegna era la parte più semplice, la sua apparizione intorno al mondo aggiungendo ai vari pacchi una goccia di fondamentalità era per lui la passerella d'onore. Tutti i bambini che lo scorgevano sorridevano e andavano a dormire più felici. Alcuni gridavano il suo nome e una gioia lo faceva ridere di gusto. C'era una ricompensa in tutto ciò. Ma quell'anno sarebbe stato differente. Gesù era passato a trovarlo e gli aveva dato un incarico diverso per quell'anno. 2007, sì, il Dio cristiano è sempre stato un amante della storia, non si è mai tenuto troppo distaccato dall'uomo. Quell'anno e non un altro, non uno qualunque. Nel 2007 Gesù aveva dato l'incarico a Babbo Natale di compiere quel che di solito faceva per tutti, solo per una famiglia in questo caso, una famiglia in particolare. Il resto del lavoro? Con questa frase aveva reagito. Ci penserà Rudolph. Sa bene che cosa ci vuole e non ci deluderà. Uno strano sentimento che credeva di non poter provare più gli prese la testa.
Amaramente aggrottò le sopracciglia e si toccò la barba. Di fronte a Gesù si rese conto della sua bestemmia nel rifiutare il suo amore, si vergognò e si andò a chiudere in camera sua, cercando di nascondere le sue brutte lacrime salate a colui a quale nulla si può nascondere. Rudolf, nemmeno del nucleo iniziale, pensava seduto sul letto, con le mani strette sulle ginocchia, bocca serrata e occhi spalancati, quasi a trattenere un'esplosione delle sue budella. Intendiamoci, riteneva Rudolf un ottimo aiutante, anche se gli era dispiaciuto molto della morte delle sue prime renne, che l'avevano aiutato nei primi anni. Erano veloci, l'immagine del suo passaggio davanti alla finestra di tanti bambini, che poi erano diventati adulti, anziani e infine erano tornati al padre, era rimasta così impressa nelle loro menti e nei loro racconti scritti e orali che ormai aveva formato nell'immaginario comune una famosa icona del vecchio che porta i regali. Quando però le renne erano morte una dopo l'altra, Gesù aveva affidato a Babbo Natale una renna più grande della media, con un naso rosso e grande. Questa era capace di camminare su due zampe se voleva, sapeva parlare ed era in tutto e per tutto una renna umanizzata e di gran compagnia. Rud aveva reso la sua vita più ricca. Le parole che si scambiavano durante l'anno avevano allontanato da Natale la solitudine che lo accompagnava da quando Sara se n'era andata via. Non sapeva se quella renna sarebbe passata a miglior vita prima o poi, come le altre, ma era ormai passati 170 anni ed era ancora lì con lui. Preferiva non chiedere al suo signore quale sarebbe stato il suo futuro. Era meglio viverlo giorno per giorno e godersi quei momenti, quei giorni, quegli anni insieme. Strano, ma come il calcare che si forma sulle superfici dove l'acqua gocciola, il suo cuore aveva formato una piccola crosta intorno e quell'incarico che tanto aveva amato aveva portato con sé la voglia tanto umana di diventare più forte, più potente, sempre di più. Ora aveva un problema.